Salve a tutti, io sono Ala e benvenuti in questo nuovo video. Scusate le mie condizioni, ma come la settimana scorsa è la stessa cosa, appunto perché oggi ho studiato, ho dormito e queste sono le mie condizioni fisiche. Bene, proseguiamo velocemente, appunto perché oggi vorrei fare un video particolare, perché come sapete dal video contro i video acquisti e contro i video wrap up che vi lascio qua nelle schede, io non farò più i video letture mensili, bensì farò dei video letture tematici e anche video singoli che vi potranno tenere aggiornati comunque su ciò che leggo. Vi consiglio di seguirmi su Instagram perché lì le letture sono aggiornate al millisecondo. Bene, quindi questo wrap up è questo video letture, parliamo in italiano che è meglio, è un video appunto legato a tutti i libri di autori giapponesi, e quindi questo video è in pratica un raccoglitore di 3 mini recensioni. I libri in questione, e vi lascerò anche il minutaggio in cui li potete trovare qui nel box informazione, sono rispettivamente Ring di Koji Suzuki, A sud del confine, a ovest del sol di Haruki Murakami, e Lucertola di Banai Yoshimoto. Partirei subito perché non voglio che appunto venga un video troppo lungo. Allora, partiamo dal primo libro che ho letto di questa categoria, ovvero Ring di Koji Suzuki. Mi è stato prestato dalla mia coinquilina, best friend, Luna, e lei non è riuscita a finirlo perché la inquietava. Allora, questo qui ovviamente è il film dal quale è stato tratto il film, eccetera, tutte le saghe di Ringu, Ring, Ring 2, eccetera, ok? Però questo libro, secondo me, nonostante sia celebrato come il romanzo che ha cambiato la narrativa horror, secondo me questo non è proprio un horror, cioè non mi ha spaventata come mi aspettavo. Perché a mio avviso questo più che altro è un libro di investigazione legato anche al paranormale. Infatti il protagonista, che è un giornalista di nome Asakawa, in realtà appunto si trova coinvolto nella maledizione che tutti conosciamo, legata appunto alla videocassetta che provocò la morte sospetta di un gruppo di ragazzi, appunto, che salute, appunto, trovarono la morte per infarto, per in realtà terrore, ok? Asakawa rimane coinvolto in questa maledizione e ovviamente avrà 7 giorni per riuscire a bloccare questa maledizione, modo che in realtà era spiegato all'interno della cassetta, ma che i ragazzi morti precedentemente hanno cancellato registrandoci sopra una pubblicità, tipo una roba del genere. Quindi in realtà Asakawa arriverà a spostarsi anche nelle diverse isole del Giappone, a interrogarsi sulla cassetta, a riguardarla molte volte, per riuscire a scoprire il modo per bloccare la maledizione. Allora, questo libro appunto mi è piaciuto veramente tanto, non mi ha spaventata, ma mi ha coinvolta veramente molto, e a mio avviso è molto più bello rispetto ai film. Cioè, i film mi piacciono molto, perché a me piacciono i film horror, quindi mi piacciono molto anche i film di Ring, eccetera, però questo ha molto più senso, cioè, diciamo che anche la cassetta stessa ha un ruolo molto più centrale nel libro rispetto che nel film americano, sto parlando, perché in teoria la versione coreana, di cui non so il titolo, forse è molto più fedele al libro, da quello che ho capito e mi sono un po'... e ho captato in giro per l'internet. Quindi, è una lettura che io vi consiglio perché, nonostante sia sì inquietante, soprattutto nelle prime pagine, perché ci viene raccontato come muore una dei giovani, insomma, in realtà non è troppo pauroso, insomma, cioè non è pauroso, però è molto coinvolgente, molto particolare, e comunque, nonostante sia un libro horror, fra virgolette, comunque si adagia perfettamente all'interno del clima dei romanzi giapponesi. È molto al limite perché risente moltissimo della letteratura oltreoceano, cioè di tutta la letteratura di gialli, di polizieschi, eccetera,
occidentali, potremmo dire, però è veramente un buon prodotto. Non so se leggerò gli altri i seguiti di questo libro, che sono in teoria Spiral e qualcos'altro. Se li troverò al mercatino li recupero, se no questo libro comunque è buono di per sé. Cioè sì, rimane un finale un po' aperto, perché ovviamente si aprono altri libri, ma secondo me è molto bello anche come stand alone. Bene, passiamo al secondo libro che ho letto in questo periodo, e legato appunto agli autori giapponesi, ed è A sud del confine, a ovest del sole, di Haruki Murakami. Allora, questo è il mio primo approccio a Murakami e sono rimasta totalmente estasiata perché appunto anch'esso si adagia perfettamente all'interno dello stile di narrazione giapponese, però c'era per adesso, cioè quando l'ho letto, aveva qualcosa in più della Yoshimoto, ovviamente, qualcosa di più che è difficile da spiegare, però mi è piaciuto veramente tanto. Allora, questo libro appunto racconta della storia di Hajime, che è un ragazzo figlio unico, nato comunque in un contesto in cui era strano che in una famiglia ci fossero dei figli unici. È un ragazzo comunque che si lascia, è un bambino soprattutto all'inizio, che si lascia anche trasportare, si lascia sballottolare, ma entrerà in contatto con questa bambina, cioè Shimamoto, che anche lei è figlia unica comunque, e di conseguenza farà molta amicizia con lei e arriverà comunque a condividere delle esperienze molto importanti, diciamo, che segneranno molto comunque la sua infanzia, potremmo dire, niente di scandaloso, comunque le piccole cose che vanno a formare un bambino. In seguito i due bambini appunto si allontaneranno per il trasferimento di Hajime, ma appunto diciamo che Shimamoto rimarrà sempre un punto non chiuso nella vita di Hajime, perché comunque lui riprenderà questa sua caratteristica di lasciarsi un po' trasportare dagli eventi in relazioni all'interno del matrimonio, eccetera, e comunque nella sua vita ritornerà sempre questo punto non chiuso, appunto, che è la figura di Shimamoto, che è una donna particolare perché è caratterizzata dalla non caratterizzazione, perché è una donna misteriosa, una donna che ha vissuto probabilmente un sacco di esperienze traumatiche, sicuramente esperienze particolari. Ah, e fra l'altro non vi ho detto appunto che Shimamoto ha un problema alla gamba, di conseguenza zoppica, cosa molto particolare che ovviamente attirerà l'attenzione di Hajime. Comunque, questo è veramente un libro molto bello, appunto, dove alla fine il protagonista riesce a mettere fine ai suoi turbamenti e quindi a trovare una stabilità. Quindi passiamo anche attraverso un periodo in cui Hajime mette fine appunto alle diverse questioni che erano rimaste aperte e riesce comunque a capire il vero fine della vita, cioè riesce a capire il fine della vita. Cioè è molto difficile per me spiegare in realtà i romanzi giapponesi, appunto, perché sono troppo, cioè hanno un qualcosa di diverso da quelli occidentali ed è difficile da spiegare, si capisce solamente leggendolo, e io ve lo consiglio soprattutto perché è stato proprio il mio primo approccio a Murakami, ed è stata veramente una bella esperienza. Quindi il prossimo che leggerò sarà Kafka sulla spiaggia, e vedrò anche di recuperarlo. Ultimo libro di questo video letture è appunto Lucertola, di Banana Yoshimoto. Allora, questa è una raccolta di racconti scritti nell'arco di 2 anni dall'autrice, pubblicati, se non sbaglio, nel 2003. E io subito ero molto scettica, questo perché non avevo mai affrontato le raccolte di racconti, temevo mi lasciassero poco, e in realtà questo libro a fine lettura si è inserito all'interno della mia categoria, nella mia classifica personale di libri della Yoshimoto, al secondo posto dopo Moshi Moshi, di conseguenza ha fatto veramente il botto. Allora, non so se per caso, perché non è specificato nel post scriptum dall'autrice, ma questi 6 racconti appunto hanno come filo conduttore il rapporto di coppia, a mio avviso.
perché appunto vengono presentate diverse coppie con diverse sfaccettature, molte delle quali secondo me hanno molto più senso inserite all'interno della cultura giapponese. Ma ovviamente noi che leggiamo questi libri amiamo questa cultura, di conseguenza siamo più che contenti. Comunque, i primi tre racconti, non so se per caso o per volere dell'autrice, sono dal punto di vista maschile, mentre gli ultimi tre sono dal punto di vista femminile. Allora, il primo racconto vede come protagonista un uomo, insomma, che fa un incontro mistico sul il treno, sulla metropolitana, che lo porterà comunque a riflettere sulla sua, in realtà, bella condizione del suo nuovo matrimonio con appunto la sua compagna. Secondo racconto è proprio Lucertola, quello che dà il titolo alla raccolta, e vede appunto come protagonista quest'uomo che si innamora e vive con questa donna che ha un tatuaggio con una lucertola, insomma, che ha dei poteri mistici e vuole aiutare gli altri grazie a questi. Poi, terzo racconto legato dal punto di vista maschile, abbiamo invece un uomo appunto che si preoccupa per la sua compagna, che non è proprio una compagna, perché alla fine non parlano, cioè non stanno insieme, diciamo, però appunto non vuole che lei dimentichi i momenti passati con lui a seguito di una specie di ritiro spirituale che porterà a eliminare i ricordi superflui, una cosa che potrebbero fare solo i giapponesi, e per questo dicevo la cultura giapponese. Poi, primo racconto invece legato, visto dal punto di vista femminile, bruttissimo gioco di parole, che vede appunto il coronamento dell'amore appunto della protagonista verso un uomo sposato. Poi, secondo racconto dal punto di vista femminile, vede come protagonista una scettica che alla fine rimane molto colpita da quest'uomo che realizza manufatti che poi vende alla gente per sistemare i problemi dello spirito delle persone. E ultimo racconto, che è anche il mio preferito, racconta appunto di questa ragazza che in gioventù ha avuto, diciamo, era un amante diciamo del sesso, che a seguito di una malattia comunque ha accantonato questa sua pratica per scoprire le bellezze comunque della vita quotidiana insieme a un compagno che ha conosciuto a un funerale addirittura di una persona che era tipo il capo dell'azienda gemella dell'azienda in cui lavorava. Però, allora, secondo quello che dice l'autrice, nel post-scriptum comunque, oltre a questa componente che ho visto io, cioè di diversi legami che una coppia può instaurare, come tematiche principali c'è anche quella del tempo, quella del voler guarire da ferite e da cose irrisolte della propria vita, il tema del destino e del fato. Inoltre, all'interno di questi romanzi vi è, romanzi, di questi piccoli racconti, vi è un processo ininterrotto di sviluppo dell'io. Un io che si sviluppa con un'alternanza di momenti in cui la vita è una cosa fantastica e la vita è un'esperienza infernale. Inoltre, altra tematica che collega tutti questi racconti è la speranza. La speranza, che è quel qualcosa che permette ai personaggi di agire. Io ho preso questo, ho un po' reinterpretato quello che l'autrice stessa scrive nel post-scriptum, perché appena l'ho letto ho detto: no, questo è assolutamente vero, non potrei aggiungere altro, a parte appunto il fatto dei diversi rapporti di coppia. Questa raccolta è stata veramente qualcosa di magnifico, è fra questi tre il mio libro preferito all'interno di questo video letture, e io ve lo consiglio tantissimo, super super consigliato. Quindi questi sono i tre libri che fanno parte di questa piccola raccolta di recensioni flash, potremmo dire, appunto di tre diversi autori, sempre legati però al mondo del Giappone, perché sono tutti autori giapponesi. Fatemi sapere qua giù nei commenti se questo tipo di video vi è piaciuto. Lasciatemi anche commenti sulle vostre letture, se c'è qualche libro che mi consigliate di questi autori oppure di altri autori giapponesi, ovviamente. E so che comunque dire quale sarà il filo conduttore delle tematiche, dei libri che vi vado a mostrare, è una cosa che limita comunque il pubblico. Però io sono, diciamo che vorrei
colpire un pubblico più partecipe perché sa quello che andrà a vedere, sa di voler vedere di determinati libri, che appunto saranno più coinvolti a creare dei dialoghi nei commenti. Cioè, perché è stato un discorso che mi è stato fatto, cioè che a diverse persone piace di più vedere il purpurri delle letture, però appunto io vorrei appunto che una persona, guardando appunto il video, si ritrovi subito all'interno di un argomento che le interessa. Quindi bene, per il video è tutto, fatemi sapere, vi prego, se vi è piaciuta, se vi è piaciuto questo tipo di video recensioni, insomma, quindi recensioni flash, un po' accorpate a gruppi di tre sicuramente, e quindi qui a lato vi lascio anche gli ultimi due video della categoria libri, che sono rispettivamente il video Coffee Book Tag e anche il video che ho fatto su Il ritratto di Dorian Gray. Qua sotto ci sono anche i miei contatti e a lato un grande pulsante in cui iscrivervi al canale. Quindi per il video è tutto, io vi saluto e ciao ciao!